Ok, ci siamo. Ci siamo e siamo ritornati qua per farvi sognare e vedere quello che è arrivato da Nintendo. Ieri eravamo tutti fermi per un po', perché dal mattino, e anche in pensiero eravamo, dal mattino arriva una notizia da Nintendo con scritto una nuova esperienza, per Nintendo Switch e più per adulti e bambini. E noi, ma cosa può essere una nuova esperienza interattiva per bambini e adulti? Alla fine, dopo un po', tutti quanti verso sera, verso le 22:30, quasi vicini per vedere cosa Nintendo, perché Nintendo ha detto stasera alle ore 23, e tutti quanti siamo stati lì a pensare, ma magari una realtà virtuale, magari un nuovo gioco, ma no, magari qualcosa, perché tutti pensavano qualcosa. Certi hanno chiamato Nintendo, certi no, certi hanno ipotizzato tutti live, noi no, perché non avevamo voglia di fare una cosa che poi dopo magari pensavamo e poi dopo niente di quello che pensavamo. E volevamo noi, insieme a voi, oggi, questa cosa che ha detto Nintendo. Alla fine fa vedere una cosa, una grossa stampante che stampa tutte carte. E noi diciamo, ma qualcosa in NFC. Niente, Nintendo sempre così. Fa vedere queste cose e vediamo che si staccano. E rimaniamo lì. Si staccano, tipo se volete montare una cosa, e montano un piano. E incomincia, come potete vedere, incomincia questa musica con il piano e tutto quanto, montare queste cose di cartone, perché ci sono due set, ma poi sembra, perché Nintendo ha fatto come gli Amiibo, nel sito Nintendo Italia potete vedere che c'è proprio una sezione Nintendo Lab, ed è uscito questo gioco Nintendo Lab, il nuovo gioco di Nintendo, che mi piace tantissimo perché è un'esperienza giusta per i bambini. Solamente che io ho sempre un'ipotesi che da ieri sera mi continua a tormentare: ma se puro caso voi sapete, i bambini non sono, dopo un po' che li tocchi le cose così, sì, è cartone per cui si rompe, non si sa se è proprio cartone, magari è un cartone molto molto resistente, ma poi puro caso tu sei un po' più grande e dopo c'è il tuo fratello che è più piccolo e ti butta l'acqua sopra, cosa succede? Dovete ricomprare tutto? Speriamo che Nintendo faccia qualcosa per questo. Va bene, ma andiamo. Avrete, allora, il Nintendo Lab robot, il kit da robot, avrete un zaino, dei fili dentro e persino gli elastici, e più avrete anche una maschera. Sembrava, l'avevamo ipotizzato tutti, e più due, che sembrano due chiodi, due viti, ma non sono, perché servono per muoversi. Avevamo ipotizzato che quando abbiamo visto il caschetto che tirava giù il bambino e tirava su, era realtà virtuale. Ma no, Nintendo no! Nintendo è andata oltre e ha fatto questa cosa per bambini e adulti, perché i bambini colorano magari quella casa che c'è in Nintendo Lab, dove c'è il set. Avrete la casetta e magari i bambini si sbizzarriscono a colorarla. O anche la moto, magari ci fanno le fiamme. Ma più, Nintendo è andata oltre, perché Nintendo Lab ci sono anche degli stickers con più un set, dove potete avere la vostra creatività con gli occhi di Mario, gli occhi di Splatoon, del calamaro, e tanto altro. Avrete lo scotch con scritto Nintendo Lab o lo scotch colorato, che infatti Nintendo fa vedere. E poi avrete avete anche un pianoforte nel set. Io sto dicendo il primo set. Allora, pianoforte, canna da pesca, moto, perché dovrete montare, ma fa vedere Nintendo Lab che poi monta anche una macchina e altri set, però non si sa niente.
noi magari nel gioco vi fa fare, però un set con dentro gioco, piano, da montare il piano, da montare la moto, da montare la canna da pesca, da montare anche la casa. Beh, Nintendo ce l'ha fatta, anche questa volta ha tenuto tutti con la mente sospesa, pensando che cos'era, ed ora Nintendo Lab! E poi il set da per il robot che ritorna anche quello con la modalità muoviti per i NCF. Poi avete anche nel set, che mi sono dimenticato, avrete anche un animaletto che si muove con i due Joy-Con, perché dovrebbero vibrare. E se ci avete fatto caso, quando fa vedere la casa, che schiaccia al lato della casa e dentro al pad del gamepad con l'e-game, del visore, il monitor della Nintendo Switch che si porta in giro, si vede che c'è un quadro con una vecchia foto dell'Hanafuda. Ma questa è una cosa in più che vi diremo, che andremo a scoprire assieme, perché nel nostro canale Nintendo Lab deve arrivare e ci sarà insieme a voi, vedremo tutto di Nintendo Lab. Nintendo Lab, nuova esperienza per Nintendo, nuovo set, e sembrerebbe, da quello che abbiamo potuto capire, che sia una cosa come gli Amiibo. Per cui, perché nel sito, come vi dicevo prima, nel sito hanno messo proprio la sezione Nintendo Lab. Non so se può darsi che mettano dei set andando avanti, però si sa che arriverà. Come vi ho detto, arriverà presto, il 4, per cui il 4 non di questo mese, il mese 4, che poi ve lo scrivo sotto. Niente, Nintendo Lab, nuova esperienza, avete visto ieri sera, io non ho fatto niente, ma ho messo tutto quanto sui social, così potete vedere tutto. Scriveteci sotto cosa ne pensate e cosa ne pensate di Nintendo Lab, perché noi vogliamo sapere, così noi abbiamo più testa per scegliere tra i due, però li avremo tutte e due. Però per farvi prima il video, cosa volete vedere di Nintendo Lab subito, cosa volete sapere, noi avremo, vi porteremo tutto proprio per farvi vedere dall'inizio alla fine. Tutto quanto, avrete di tutto su Nintendo Lab. Noi vi aggiorneremo ogni volta che ci saranno novità su Nintendo Lab e tanto altro qui nel nostro canale che sta evolvendosi. E vi ricordo, Comison, il 30 ci sarà una grande notizia, per cui ci vediamo il 30, no, domani con un altro video, per cui sempre e solo la grande Nintendo! Ciao!